Gesù risorto, prima di salire al cielo, promette agli apostoli il dono dello Spirito Santo. Gli apostoli non sanno esattamente di cosa si tratti e lo aspettano. Pietro aspetta ogni giorno. Intanto gli apostoli trascorrono molte ore assieme per parlare e per pregare. Pietro ricorda bene quando Gesù aveva fatto quella promessa e subito dopo era salito al cielo. Gli apostoli non smettevano di guardare il cielo e allora apparvero due angeli che dissero: «Perché state a guardare il cielo in quel modo? Perché?» Gesù tornerà nello stesso modo in cui l'avete visto salire. Così gli apostoli aspettano quel dono che Gesù ha promesso loro. All'improvviso si sente come un tuono e un vento impetuoso entra in quella casa. Poi, come delle lingue di fuoco, si posano sulle teste di ciascuno e tutti cominciano a parlare in altre lingue. Fuori dalla casa si è radunata tanta folla, anche persone provenienti da altri paesi. Le persone si affacciano nella stanza e ognuno sente parlare nella propria lingua. Poi Pietro esce e si mette a parlare a tutti di Gesù. E tante persone credono e si convertono. Pietro parla grazie alla forza e all'aiuto dello Spirito Santo.